qualche mese dall'avvento del piano sosta, il PDL solleva le sue preoccupazioni e perplessità non solo sui parcheggi a pagamento, ma anche sulla reale utilità della navetta e sui cambi degli assensi di marcia di alcune delle principali strade della città. Ancora questo famigerato piano sosta, quali sono un po' le conclusioni di questi primi mesi di Strisce Blu? Ma la situazione secondo me conferma il fatto che non ci voleva il piano sosta, perché dobbiamo partire da due dati per parlare di questa cosa qui. Uno, Faenza è una città di 60.000 abitanti. Due, siamo in una crisi economica per la quale gli enti locali, compreso il comune, non hanno i soldi delle asfaltature delle strade, di accomodare le scuole, eccetera, eccetera. Per cui qualsiasi euro, parlo anche dei 1.000 euro, sono importanti perché possono fare dei servizi importanti per la cittadinanza. Quindi? Quindi, niente, non serviva perché vediamo che i parcheggi sono praticamente vuoti. Bastava, volendo, dico idee che vengono così, mettere a pagamento qualche parcheggio in più per fare la rotazione, oppure trovare qualche posto parcheggio in più per i faentini, ma l'esigenza francamente non si voleva. E ripeto, la cosa grave che non è che abbiamo liberato il centro a costo zero, abbiamo liberato il centro tassando di nuovo i cittadini, e questa è la cosa grave. Invece per quanto riguarda il servizio navetta, che adesso non ha ancora avuto tutto questo gran successo? Ma io ho visto che l'assessore ambiente, proprio a Faenza Web TV, l'ha pubblicizzato come cosa rivoluzionaria e gratuita per i cittadini. Cioè, voglio dire, io rimango perplesso perché ci fa solo Piazzale Pancrassi, il pullman gira vuoto e non è gratuito, cioè costa 13.000 euro del bilancio del comune, che qualcuno dice ma sono proventi di piano sosta. Ok, proventi di piano sosta, però potevano essere spesi in altra maniera più utile per la cittadinanza. Invece per quanto riguarda un po' i disagi di questi cambi di senso unico non si capisce bene. No, poi voglio finire il discorso. Qui bisogna ringraziare addirittura la ditta Erbacci perché ha avuto i pullman gratuitamente, ma se la ditta Erbacci non aveva i pullman gratuitamente cosa spendevamo? 20.000 euro al mese invece di 13.000. Per quanto riguarda i sensi unici, ripeto, via Naviglio, via Galerie, via Zambrini, sono state fatte delle forzature per le quali i cittadini per uscire e entrare debbono fare dei chilometri in più. Bastava lasciare i sensi unici come erano e potevi benissimo risparmiarti il pulmino elettrico, che non è che, voglio dire, ti risparmiavi ai faentini di fare tutti questi giri con la macchina, inquinavi di meno e ti risparmiavi quelli del pulmino elettrico. Quindi una soluzione possibile? Una soluzione possibile, purtroppo in questo momento noi continueremo a protestare, non c'è, nel senso che noi facciamo le nostre critiche, le nostre proposte, ma purtroppo il piano sosta, a quanto mi risulta, ci tocca tenercelo per 5 anni, perché l'amministrazione comunale ce l'ha imposto, ha firmato, quindi non penso che sia possibile. Noi continueremo nella nostra proposta, nella nostra protesta, chiaramente ci sarà una elezione fra 2 anni e si voterà anche in base a chi è a favore o no al piano sosta. Ma non pensa che togliere il piano sosta costerà ulteriori soldi ai cittadini? Non lo so, perché non so come il contratto, evidentemente ci sarà una penale. Ripeto, fra 2 anni si vota, ci saranno delle formazioni politiche, civiche, quello che è, che diranno a noi il piano sosta non ci va bene. Se vincono queste associazioni civiche o partiti, si aspetteranno 3 anni, si comincerà a pensare al cambiamento di Faenza senza piano sosta. Francesca Diletta per Faenza Web TV.